Conversando con un musicista attento alle tematiche culturali, come appunto il maestro Vessicchio, abbiamo voluto esplorare un territorio difficile da circoscrivere, anche abbastanza scivoloso, vale a dire il rapporto tra silenzio ed emozioni, e di farlo riferendoci ad alcune esperienze che nel corso degli ultimi 100 anni nella storia della musica abbiamo avuto modo di poter considerare. Quindi, le due posizioni in gioco, da un lato chi dice, come John Cage, che il silenzio non esiste senza il soggetto, dall'altra chi quindi che il soggetto in qualche modo partecipa alla costruzione del silenzio, il suo famoso 4 minuti e 33 secondi eseguito da un musicista che si siede al pianoforte e non fa nulla, ma c'è il musicista, c'è il pianoforte, c'è la partitura e c'è il pubblico, quindi sono i soggetti che generano il silenzio, alla posizione opposta di Brunello, ad esempio il famoso violoncellista, che sostiene che invece il silenzio prescinde dai soggetti, prescinde da noi, quindi ci precede e probabilmente continuerà anche senza di noi. La nostra vita è piena di elementi binari, contrapposti, maschio, femmina, positivo e negativo, bianco e nero, pausa e suono sono due elementi fondamentali perché riescono in qualche modo a creare il tessuto che noi chiamiamo suono complesso. La polifonia è proprio un intreccio di queste realtà ed è capace di avere straordinarie forze empatiche. Noi parliamo, ho sentito parlare anche questa mattina, spesso del concetto di risonanza, cioè anche quando si parla di ciò che vediamo, poi usiamo il concetto di risonanza. Effettivamente è un tema che attiene al suono e non mi meraviglia, voglio dire, più di tanto questo tipo di affermazioni, in quanto secondo la fisica degli ultimi anni tutto ciò che ci circonda e ci comprende dialoga, anche tutto ciò che è di visibile e di invisibile che abbiamo intorno dialoga attraverso forme d'onda. Quindi ricorrere proprio ai concetti legati al suono per spiegare una serie di fenomeni, secondo me è una cosa abbastanza giusta, perché possiamo non vedere ma sentire, possiamo anche essere sordi e sentire, attenzione, perché non sono solo le orecchie, che è questa piccola membrana deputata a raccogliere le vibrazioni dell'aria, fenomeno fisico, e a tradurle neurologicamente in un concetto, in un suono, in un nome. Ecco, non c'è solo questo, c'è proprio l'intero corpo che è immerso in una realtà. Questo, secondo me, apre una frontiera anche sul modo di percepire il suono e la musica, ovviamente, che è il linguaggio che le è preposto.